squadra ha fatto secondo me una buonissima prestazione sotto tutti i punti di vista. Meritavamo sicuramente qualcosa in più, perché comunque prendere gol in quella maniera brucia, però ci sta il calcio e non condanniamo mica, perché comunque è un errore che ci può stare. Purtroppo è stato sfortunato e ripartiamo questa settimana con un grande entusiasmo e con delle convinzioni ancora maggiori. È chiaro che la vittoria ti dà fiducia, ti dà morale, affronti la settimana con un po' più di serenità, con più consapevolezza, con più convinzione, quindi è fondamentale la vittoria, questo è poco ma sicuro, però secondo me dobbiamo affrontarla in maniera serena, come stiamo facendo da ieri. Stiamo preparando la partita nel modo giusto, seguendo quello che ci dice il mister, che la sta preparando nei piccoli particolari. Dobbiamo andare ad affrontare il Genoa consapevoli della nostra forza, rispettando una squadra forte che sta dimostrando sul campo il proprio valore. E niente, dobbiamo essere compatti e cercare di fare i risultati. Ah, il Genoa la porto nel cuore. Genoa è il mio primo grande amore. Quanti di voi? Hai fatto lì un... Tre anni e mezzo. Ho fatto due promozioni. Te hai passato dalla C1 alla... Quindi è una squadra di cui sono diventato tifoso. La gente mi ha voluto bene, mi ha amato, quindi è un grandissimo ricordo. Poi vincere è sempre bello, no? Come qui lo scorso anno. Sono delle vittorie, poi entrano dentro. Ho passato 3 anni stupendi a Genoa, di cui sarò sempre grato alla gente.